servito, ma diciamo che siamo stati un po' sfortunati perché abbiamo preso una punizione lì sulla palla anche persa, poi c'è stata pure la deviazione, quindi tutte le cose insieme, poi credo che comunque abbiamo provato ancora, abbiamo ancora creato, e il secondo gol poi è avvenuto anche su un rimpallo, però basta, adesso bisogna pensare alle prossime partite. Personalmente stai ritrovando la forma migliore di Sicuramente mi sento meglio, diciamo, anche perché sono stato fuori un po', ho avuto un po' di problemi e adesso va un po' meglio. anche la posizione in campo, probabilmente è finalmente quella che si addice di più alle tue caratteristiche rispetto al passato, dove insomma hai cambiato spesso Sì, ho cambiato un posizione. po' di ruoli, adesso diciamo che sto trovando una certa continuità lì, dove sto andando anche abbastanza bene. Adesso bisogna concentrarsi sulle altre partite, cercare di vincere il più possibile, cercare di far bene. Senti, diceva prima il mister qui in sala stampa, diceva probabilmente c'è stato un po' un contraccolpo della sconfitta a Monza, più che altro per il fatto che un gruppo giovane che va sulle ali dell'entusiasmo, cioè di tante vittorie, anche di una rincorsa a un sogno, pure molto bello, poi magari c'è la sconfitta, diventa un po' difficile lì per il... Era la sua paura, Sì, diciamo, nel fregato. sicuramente la partita di Monza sapevamo che era molto importante, perché comunque arrivavamo da un periodo molto positivo, eravamo anche passati in vantaggio, avevamo creato anche altre occasioni, poi abbiamo perso, forse a livello psicologico ne abbiamo anche risentito. Quanto pesano queste vittorie di Monte in secondo tempo? Perché alla fine siete passati in vantaggio 2 volte. Infatti siamo passati 2 volte in vantaggio e purtroppo, forse a livello psicologico la partita di Monza l'abbiamo risentito anche oggi, perché sapevamo che era molto importante, però diciamo come non eravamo dei fenomeni prima non siamo neanche scarsi adesso. Quindi adesso non bisogna porsi obiettivi, cercare di pensare partita in partita. Ecco, qual è stato il segreto invece del periodo d'oro del Foggia, le 4 vittorie e un pareggio, che poi probabilmente anche il metro di paragone, diciamo, per cercare di ritornare su quei livelli? Qual è stata la cosa in più che siete riusciti a fare? Non so, l'equilibrio, non ho idea. Sì, sicuramente abbiamo creato un equilibrio, poi è normale che quando vinci trovi entusiasmo, le cose ti vengono più Sì. facili e quindi tutto diventa più semplice. Ciao. Senti, il campo oggi com'era? Cioè, apparentemente sembrava che avesse reagito tutto sommato bene, Ah, considerato che ha tenuto bene, era un po' pensavamo pesante, pesi. però, Beh, è diciamo, normale ecco, che era si sentiva un po' quello, molle, più o poi meno. giocandoci dopo un po', però comunque si poteva giocare tanto. Senti, c'è bisogno dopo 2 sconfitte, come dire, in questi casi, di una reazione, no? Di una pronta reazione. Come dicevi tu, forse è anche meglio pensare subito alla prossima, Sì, insomma. infatti è tanto inutile piangersi addosso, purtroppo è andata così, è successo. Niente, bisogna già concentrarsi alla prossima partita e cercare di andare a fare risultato. Va bene, ok, grazie ragazzi. Grazie. Arrivederci.